Allora, equazioni a variabili separabili. Un'equazione a variabili separabili, per esempio, è un'equazione di questo tipo. X con primo di x per 1 più x quadro uguale 1 più y quadro di x. Cominciamo con questo. Allora, omettete la... Allora, io quello che vi dico è semplicemente un metodo... Allora, questa equazione non ha problemi, è un'equazione del primo ordine, vedete ci compare la y primo. È un'equazione in cui questo non sa nulla mai, potrei scrivere 1 più y quadro fratto 1 più x quadro, quindi diciamo sicuro di una forma normale. X quadro è definito su tutto R, quindi diciamo questa qui sicuramente soddisfa in ogni punto il teorema di esistenza di velocità locale. Potrebbe non soddisfare quello di esistenza globale perché qua c'è y quadro. Vabbè, però quello non abbiamo né, abbiamo solo accennato, non abbiamo detto. Cioè potrebbe succedere che la soluzione sposta. Potrebbe, vedrete. Chiaro? Adesso, come si fa a risolvere questa equazione qui? Questa equazione qui fa parte di una classe di equazioni, di un tipo di equazioni che si chiama una variabile separabile. Cioè si fa così. Io scrivo semplicemente che y che x 1 più x quadro uguale 1 più y quadro. Comincio ad omettere la x così, mentalmente anche separo la variabile x, variabile y. Poi porto tutto quello che contiene la y da una parte, come se fosse una cosa algebrica, cioè dy fratto 1 più y quadro uguale dx fratto 1 più y quadro. Poi integro separatamente le due variabili. Quindi questa la sto integrando in dy e quella la sto integrando in dx. Quindi qua mi viene arco tangente di y e qua mi viene arco tangente di x più c. La costante arbitraria è inutile metterla a due parti, tanto la somma di due costanti arbitrarie è una costante arbitraria. Quindi y di x chi è? Vabbè, adesso devo invertire questa cosa qui. La c mi dipende dalla condizione iniziale, quindi anche la funzione inversa che vado a determinare dipende innanzitutto, questo è arco tangente, quindi questo deve essere compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, ok? Insomma adesso bisogna fare dei conti e dei ragionamenti dalla condizione iniziale, ok? Per capirci, supponiamo che io metta y di 0 uguale 10, ok? Allora il ragionamento che ho fatto vediamo un po'. Sì, no, va bene, va bene perché allora sostituire 0, allora arco tangente di 0 fa 0, qua viene arco tangente di y di 0, cioè arco tangente di 10, e quindi c deve essere uguale all'arco tangente di 10. Dove sta l'inghippo? Quindi y di x chi è? È tangente di arco tangente
10. Più una costante. E non mi dovete dire che costante ci vuole qua. Perché il problema è, una volta che io, questa è una funzione fissa, questa è una costante che abbiamo determinato, il problema è che io devo invertire quella relazione, cioè scusate, ho sbagliato, ho messo un pezzo, qua devo mettere arco tangente di x più arco tangente di 10. Poi vabbè, con la formula di, della tangente, no? Tangente di una di alfa più beta, posso semplificare l'espressione, perché tangente di alfa più beta è uguale, vediamo un po', tangente alfa, tangente tangente beta per fratto 1 meno tangente alfa tangente beta. Ok? Allora, sicuramente vicino a 0 abbiamo questa cosa più una costante. Perché più una costante? Perché io ho questa relazione che vale vicino a 0. Ok? Quando vado a invertire questa relazione, devo fare applicare la tangente a tutte e due le parti. Allora, a destra mi viene questo, ma a sinistra mi viene tangente della tangente di y. Uno dice, va bene, cioè io vorrei che venisse y, ma se faccio tangente della tangente di y non viene y. Chiaro? Perché se y è definita a meno di pi greco, in realtà aspetta, sto sbagliando, vediamo un po'. No, qua è giusto, ma non ho fatto nessun errore. Viene questa funzione qua. No, mi stavo impicciando. Sì, perché tangente è il contrario, che non è vero. Se faccio prima la tangente e poi l'arco tangente, non esce il valore di partenza. Ma se io prendo 10, faccio prima la tangente di 10, poi faccio l'arco tangente e la tangente di 10, non esce 10, perciò mi sono impappinato. Oh, il problema è che questa funzione qui esplode. Infatti, appena questa arriva, diciamo, appena l'argomento di questa arriva a pi greco mezzi, la tangente va in più. Quindi no, la soluzione si trova, è unica, non abbiamo sbagliato nulla, si trova esattamente in questa forma, però il problema che avevamo preannunciato è che effettivamente la soluzione non esiste globalmente. Invece dall'altra parte, per x che va a meno infinito, per x che va a meno infinito, qua questo va a meno pi greco mezzi, meno pi greco mezzi più alto di 10 è poco più piccolo di 0, quindi effettivamente dall'altra parte esiste. Quindi questa funzione qua, vogliamo provare a vedere se è vero? Basta, diciamo, allora io ho quel problema di Cauchy, voglio controllare se la risoluzione del problema di Cauchy è corretta. Qua non sono ammesse giustificazioni, perché per verificare basta semplicemente andare a sostituire. Allora, la condizione iniziale va bene, se ci metto 0, tangente di 0 fa 0, tangente del tangente di 10 fa 10, e quindi sta a posto. Andiamo a vedere per quanto riguarda la, l'equazione. Per quanto riguarda l'equazione,
quando riguarda l'equazione io calcolo y'. Allora y' è 1 fratto coseno quadro di arco tangente x più arco tangente di 10 per la derivata di questo qua. Questo fa 1 fratto 1 più x quadro, perché la derivata dell'arco tangente. Ma questo chi è? Se io faccio y quadro più x più 1, questo fa tangente quadro di l'argomento che c'era prima più 1, ma questo noi sappiamo che è 1 su cos quadro del suo argomento. Siccome l'argomento era tangente x più tangente 10, effettivamente mi trovo che questo vale 1 più y quadro di x e questo è fratto 1 di x. E quindi si trova. Ok? Benissimo. Ne facciamo un altro paio. Quindi vedete che con quella condizione iniziale, per esempio, la soluzione, se x lo intendiamo come un tempo, nei tempi positivi esplode, nei tempi negativi, con quella condizione iniziale, invece no. Se invece la condizione iniziale fosse stata in 0, avessi messo un valore negativo, il problema ce l'avrei avuto per i tempi negativi, mi escludeva dall'altra. Va bene. Ok, andiamo adesso a vederne un altro paio. Ok. Prendiamo per esempio allora y logaritmo di y più x y primo uguale a 0. Poi mettiamo y di 1 uguale 1. Allora questa pure è a variabili separati, tuttavia non è riducibile in generale a forma normale, perché x potrebbe essere 0, però nell'intorno del punto in cui abbiamo imposto la condizione iniziale, cioè punto 1, 1, cioè y di 1 vale 1, quindi x vale 1, y vale 1, intorno di quel punto sicuramente, siccome x vale 1, è riconducibile a forma normale, quindi vale il teorema di esistenza unicità locale. Se la voglio risolvere, adesso io parto dall'equazione, scrivo x y' uguale meno y logaritmo di y, no? Divido, per esempio, già qua se divido, tanto bene non va, perché quando y vale 1, logaritmo di 1 vale 0, quindi qua sto a dividere per 0. Però per adesso non ci interessiamo della cosa, quindi io lo sto facendo in maniera slegata dalla condizione iniziale. Allora, quindi suppongo di poter dividere, quindi mi viene meno dy fratto y logaritmo di y, no? E qua mi viene meno, no, più dx. Okay. Adesso se integro, a sinistra mi viene logaritmo del logaritmo di y, supponendo che il logaritmo sia positivo, ma non è così. A destra mi viene logaritmo logaritmo x. La costante la voglio mettere da questa parte. Ok? Allora provo a fare l'esponenziale da tutte e due le parti. Allora qua mi viene qualcosa del tipo y
esponenziale di una somma, il prodotto degli esponenziali, conviene logaritmo y per una costante uguale x. Oh, attenzione che come sta scritto qui la costante dovrebbe essere alla c, quindi dovrebbe essere per forza così positiva, però non sarà così, perché questo terrà conto del fatto che una volta abbiamo diviso per 0, se invece se l'logaritmo di x era negativo, cioè abbiamo diviso per una quantità positiva, se l'logaritmo di x era negativo qua ci dobbiamo mettere qualche valore assoluto che poi qua faceva uscire la costante negativa. Comunque, noi sappiamo che lì vale il teorema di sussistenza unicità locale. Quindi alla fine la forma che troveremo, se va bene, problemi non ne dà. Quindi adesso, ricavando, cosa posso fare? Posso fare y di x uguale l'esponenziale di x fratto a. Allora, siccome nel punto 1 deve fare 1, allora, vedete, adesso non riesco a soddisfare la condizione iniziale, perché nel punto 1 l'esponenziale mi fa 1 solo se l'argomento è 0. Quindi servirebbe che lambda andasse in fi. Allora qui aggiustiamo con un trucco. 1 su lambda lo chiami u. Allora qua esponenziale stavolta di nel punto 1 deve fare 1, ma allora vuol dire che mu deve essere uguale a 0. Allora vediamo, diciamo, questo ragionamento empirico mi ha condotto dalle parti della soluzione, poi siccome il diviso lambda non andava bene, stavolta ho dovuto usare un trucco. Quel trucco va a compensare, diciamo, le cose non regolari che ho fatto quando. È chiaro che posso fare tutto in maniera corretta, però se faccio in maniera corretta ci metto il trico del tempo. Ci vuole un bilancio tra. Alla fine, se quella soluzione mi soddisfa, allora, che mi soddisfi la condizione iniziale, allora però attenzione, vediamo un po'. Mu uguale a 0, quindi la mia, diciamo, questa è la soluzione della mia equazione. La soluzione particolare è y costantemente uguale a 1. Allora, vediamo intanto se questo si risolve il problema, dico C. Nel punto 1 vale 1? Sì. Logaritmo di 1 vale 0, quindi questo pezzo vale 0, y vale 0, questo pezzo vale 0. Quindi questa è la soluzione del mio problema di Cauchy. Adesso dimentichiamoci della condizione iniziale e andiamo a vedere se e elevato a mu x risolve quell'equazione là. Allora proviamo y uguale e elevato a mu x, logaritmo di y è uguale a mu x, perché e elevato a mu x è positivo. Quindi y logaritmo x fa logaritmo y fa mu x e elevato a mu x. Qua abbiamo più x, adesso derivate questa che esce fuori mu più x mu e elevato a mu x e dovrebbe fare 0. Perché ho sbagliato? Perché mi sono dimenticato un meno, quindi qua c'era meno. C'era meno o no? Perché se ci metto meno, anche la derivata mi esce fuori
meno, e quindi non viene qualcosa. Allora, lasciamo stare che la soluzione è questa qua, l'ho imbroccata, però perché probabilmente ci sono due errori che si sono compensati. Qui ho sbagliato qualcosa, perché quando vado a sostituire non mi trovo che faccia 0, perché o ci metto più o ci metto meno. Se ci metto meno esce meno qua, esce meno qua, e quindi in generale non fa 0. Ok, allora andiamo a rivedere dove ho sbagliato. Allora, quello che io sto dicendo qua è vero, sicuramente è vero se x e y sono entrambi molto positivi. Quindi, allora, quando io faccio logaritmo del logaritmo di y, la derivata fa 1 fratto logaritmo di y, e la derivata del logaritmo di y che fa 1 su y. Qua c'è il meno davanti, e quindi va bene così. Ah, ecco, sì, sbagliato qua, perché questo meno, quando andava a fare esponenziale, mi dava 1 su x. Ok? Adesso, quindi, quando vado a fare diciamo y di x, viene e alla mu su x, chiamando mu uguale 1 su lambda. Ok? E allora adesso proviamo con e alla mu su x. Logaritmo fa mu su x. Poi quando vado a sostituire mi viene mu su x per e alla mu su x, poi mi viene più x per y primo. Chi è y primo? La derivata di questa fa e alla mu su x per la derivata di mu su x, che fa meno mu su x quadro, e come vedete viene 0. Stavolta mi serve soltanto che x sia diverso. Oh, non è difficile, lo ripeto un attimo. È chiaro, quando c'è un errore, però certe volte si impara di più dagli errori, no? Allora, il ragionamento qua dice non è che è stato approssimato in maniera corretta, cioè non va bene. Perché va bene? Perché va bene in un caso particolare, cioè quando x e y sono molto positivi. Questo è per evitare di introdurre valori assurdi. Allora, se questa è la forma, diciamo delle funzioni che devo integrare, se sono fatte così, mi sono semplicemente dimenticato di mettere qua il meno. Quando metto qua il meno, adesso fate l'esponenziale, meno portiamo dall'altra parte, per la costante non cambio segno, per il fatto che cambiare segno della costante arbitraria non ha senso. Adesso, quando vado a fare l'esponenziale, a sinistra mi viene lambda logaritmo x, a destra non mi fa x, ok? Ma l'esponenziale dell'opposto è reciproco. L'esponenziale logaritmo x fa x, e quindi questo è 1 su x. A questo punto y di x uguale 1 su lambda x, viene l'esponenziale di 1 su lambda x. Poi c'è il problema che non riusciamo a soddisfare la condizione iniziale, allora mu su lambda lo chiamo mu, mi diventa e alla mu su x. Siamo vicini a 1, quindi dividere per x lo posso fare. Questo è l'unico problema, ok? Che x deve essere diverso da 0. Allora, quando adesso vado a soddisfare la condizione iniziale, anche qui, mettendo mu uguale a 0, la soluzione viene quella di prima, e alla 0 fa 1. Quindi è stato per un caso, ripeto, che pur avendo sbagliato avevo indovinato la soluzione del problema di Cauchy. Quindi, come vedete, è stato opportuno controllare che questa fosse soluzione dell'equazione di
generale. Allora, quando andate a sostituire, vedete che in generale basta che x sia un intorno di un punto diverso da 0, e quindi effettivamente l'equazione è SOD soddisfatta. Bene, facciamo un altro. Allora facciamo questa qua. Facciamo questa qua, questa è interessante. Y' primo di x uguale seno di x meno y di x. Questa sembra che non sia variabili separabili. Comunque l'equazione del primo ordine è a tutti gli effetti, perché questa è la funzione di x e y. Però basta fare una piccola sostituzione. Se io faccio la sostituzione q di x uguale y di x meno x. Andiamo, allora q primo di e. Y' di x è uguale a y' di x meno 1. Andiamo a sostituire. Y' uguale a 2' più 1, quindi qua mi viene 2' di x più 1 uguale a seno di, questo è meno q, ma il seno è una funzione dispari, quindi mi viene meno seno di q di x. Quindi q' diciamo dv su dx è uguale a meno 1 più seno di v. Separiamo le variabili, quindi abbiamo meno dv fratto 1 più seno di v uguale a dx. Dove, allora qua teoricamente posso avere problemi. Dove posso avere i problemi? Quando v è uguale a meno pi greco mezzo più 2 kp, cioè quando il seno vale meno 1. E in quel caso avrei diviso per 0. Però, siccome questa equazione, l'esistenza di unicità locale non dà mai problemi, chiaro che quando divido quel qualcosa deve essere diverso da 0, vuol dire che quel problema in qualche modo scomparirà. Noi comunque integriamo partendo dal fatto che siamo all'interno di un punto dove potevamo dividere. Ok? Oh, adesso avete il problema di dover fare questa integrale. Vabbè, questa integrale fa x più costante, dovete fare questa integrale. Quindi devo integrare, chiamiamolo dt che mi piace di più, 1 fratto 1 più seno. Allora, come si può fare? Come si può fare a integrare? Allora, questa integrale si può fare in vari modi. Allora, il metodo standard per fare gli integrali con le funzioni trigonometriche è sostituire tangente di t mezzo uguale a qualcosa. Però è un metodo lunghissimo. Il metodo che funziona meglio è tangente di t uguale a qualcos'altro.
però non sempre funziona. È inutile starsi a ricordare quando funziona e quando no, è più veloce provi prima l'uno e poi l'altro. Se non funziona quello più corto, provi quello più. Invece, però anche quello, in questo caso sarebbe comunque lunghetto. Non c'è qualche trucco che ce lo possa far risolvere un po' più in fretta questo integrale? Il trucco c'è, perché se io moltiplico per 1 meno seno di t sopra e sotto. Ah, sotto viene 1 più seno, per 1 meno seno fa 1 meno seno quadro, ma 1 seno quadro è cosa quadro. Quindi mi vengono 2 integrali in 8, perché 1 su cosa quadro chi è? L'integrale di 1 su cosa quadro chi è? La tangente. Poi qua che ci devo mettere? Allora, se io faccio 1 su coseno di t, la derivata di questo fa più 1 su coseno quadro per la derivata di coseno che è meno seno, più la costante arbitraria. Quindi io trovo che naturalmente qua devo cambiare segno, quindi mi viene 1 su coseno di v meno tangente di v meno tangente di v, questo deve essere uguale a x più costante. Una volta non dimentichiamoci l'altra volta il segno. Il problema è adesso come invertire questa funzione, perché io ce l'ho scritta come x in funzione della v. Naturalmente per poterla invertire, in realtà questa funzione qui la posso scrivere come 1 meno seno di v fratto coseno di v uguale x più c. Vediamo un po'. Se c'è qualche modo veloce per se si può effettivamente invertire, non credo, non vedo, cioè, oddio, entrambe sono funzioni razionali della tangente di Q-mezzi. Io so che coseno di V è uguale a 1 meno tangente quadro mezzi fratto 1 più tangente quadro mezzi. Poi so che la tangente di V è uguale a 2 tangente di Q mezzi fratto 1 meno tangente quadro mezzi. Ma poi devo fare il reciproco, quindi qua dovrei scrivere 1 sul coseno di Q, quindi 1 più tangente quadro Q mezzi fratto 1 meno tangente quadro Q mezzi, poi meno la tangente di Q, quindi meno 2 tangente Q mezzi fratto 1 meno tangente quadro Q mezzi. Tutto questo si può sviluppare perché questo è se qua viene 1 meno tangente quadro mezzi, sopra viene il denominatore è lo stesso, sopra viene 1 più 1 meno tangente mezzi al quadrato, quindi sopra viene 1 meno tangente mezzi fratto 1 più tangente mezzi, e tutto questo è uguale a x più c. Adesso, questa adesso è un'espressione lineare
questa variabile qua, Allora, continuando da questa parte. Tangente con mezzi, per comodità, chiamiamolo S. Allora io ho e 1 meno S fratto 1 più S è uguale a X più C. Quindi cosa mi viene? Mi viene X più C più S per X più C uguale 1 meno S. Quindi mi viene S per X più C più 1 uguale 1 meno X meno C. Quindi mi viene, dividendo, mi viene S uguale 1 meno X meno C fratto 1 più X più C. Se vado a sostituire che S è uguale a tangente di B mezzi e faccio l'arco tangente da tutte e due le parti, mi viene che V mezzi deve essere uguale a due volte l'arco tangente di 1 meno X meno C fratto 1 più X. Se abbiamo fatto bene i conti, insomma, la probabilità di aver sbagliato ci sta adesso, però se è fatta bene questa qui, qualora sia fatta bene, cioè come si fa? Si sostituisce e si controlla. Qualche problema me lo dà, perché ecco, io adesso ho fatto, ecco qua, quando ho fatto tangente e quarto tangente, qua posso sbagliare di k pi greco. E k pi greco mi serve per poi soddisfare le condizioni iniziali. Questo non è una costante arbitraria, k deve essere un intero che deve essere aggiustato in maniera tale da poter soddisfare le condizioni iniziali su tutto. Un problema in linea di massima c'è, perché se mi si annulla questo, io l'arco tangente non posso fare più. Però può darsi che per soddisfare, se che per soddisfare le condizioni iniziali, questo qua non si debba annullare mai. Cioè, nel senso che comunque questa cosa qui assume dei valori in una striscia. Che striscia è? I valori di Q qua sono compresi, l'arco tangente è compresa tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, quindi questo è compreso da meno pi greco e pi greco, quindi qua ho sbagliato a scrivere 2 k, cioè in maniera tale che le strisce non si sopra a seconda del valore della V che vogliamo imporre in un punto, io devo mettermi in una striscia piuttosto che in un'altra striscia. Se sto sul confine tra le strisce, semplicemente la V può essere che debba venire costante, perché dove la V vale meno 1, quando è che la V vale meno 1? A meno pi greco mezzi più 2k pi greco. Dove la V vale meno scusate, vale meno pi greco mezzi più 2k pi greco, il seno vale meno 1, col meno davanti vale 1. Ma V primo, se V era costante, valeva 0, più 1 vale 1. Quindi effettivamente ci sono delle soluzioni costanti. Queste soluzioni costanti sono esattamente quelle che separano le strisce che vengono qua, quando vario K. Ok? Oh! In realtà, no, adesso ho capito pure il problema che c'è con la C, perché, no, il allora, in realtà vediamo un po', mettiamo V di 0, V
uguale di greco mezzi, cioè al problema di prima allora andiamo per ordine. Noi avevamo un problema, questa qua non era un'equazione a variabili separate. Tramite una semplice sostituzione, guardatela un attimo in faccia l'equazione, non è che vi posso spiegare tutte le possibili soluzioni, questa si vede. Cioè se io prendo, qui ci stanno tutte e due le variabili, come posso fare a farne una? Chiamo V tutto quanto. Perché chiamo V tutto quanto? Perché poi quando vado a fare V primo la X qua sparisce, non c'è. Quindi qua adesso vedete che la X non compare più esplicitamente. E allora l'equazione è diventata variabili separabili. Quindi il mio adesso scopo è risolvere questa equazione. Una volta che ho trovato V, poi la Y è V più X. Però mettiamo che vogliamo risolvere con la condizione iniziale V di 0 uguale pi greco mezzo. Ok? Allora vediamo un po' se funziona. Vedrete che c'è un errore che andremo a correggere alla fine, però questo errore per voi è un po' difficile da vedere. Comunque vicino a zero effettivamente la soluzione c'è ed è giusta. Se metto questa condizione iniziale, quando al posto di x metto 0, vabbè, per avere un valore compreso tra meno pi greco e pi greco, qua k deve essere 0. Quindi la prima cosa che comincio a fare, stiamo nella striscia compresa tra meno pi greco e pi greco. Poi, nel momento in cui metto 0, mi viene arco tangente di 1 meno c fratto 1 più c, deve fare pi greco quarti. Ma io so che arco tangente di 1 è uguale a pi greco quarti, quindi se metto c uguale a 0 torna tutto. L'ho fatto apposta in maniera che fosse semplice. Allora, questa qui sembrerebbe soddisfare la domanda è: questa qui è soluzione di star? Punto di domanda. Quando c'è l'intervallo? Aspettate, in qualunque momento da qua a mezz'ora. Non si interrompe una lezione. Allora, è soluzione di star? Allora, andiamo a verificare. Allora, V' di x quanto fa? Uguale a 2. Adesso devo fare la derivata dell'arco tangente, quindi devo fare 1 fratto 1 più 1 meno x fratto 1 più x al quadrato per... Poi devo fare la derivata di questo, quindi fa 1 più x al quadrato sopra, quindi fa meno 1 più x meno 1 meno x. Vediamo un po'. No, non può essere. Allora, meno 1 più x derivata del numeratore, non derivato. Sì, no, è giusto, stavo sbagliando qua. Vabbè, quindi quanto fa? Qua se ci fate caso, quando andate a moltiplicare viene 1 più x al quadrato più 1 meno x al quadrato, che fa 2 più 2x quadro. Qua si sentiva viene 1 meno x al quadrato, dall'altra parte viene 1 più x al quadrato. Allora fate la somma di quadrati, viene 1 viene 1 meno 2x più 2 più 2x quadro più x quadro, l'altro viene 1 più 2x più 2x quadro, andando a sommare viene questo qua. Sopra viene 2 e qua viene un altro 2, quindi il totale viene 4. Quindi
un primo di x fa 2 fratto 1 più x quadro. Allora, andiamo a vedere seno di 2x quanto fa. Quindi devo fare, poi devo cambiarci il seno, seno di arco tangente di 1 meno x fratto 1 più x. E poi ci metto il segno meno. Allora, la diciamo, io so, questo qua chiamatelo alfa per un momento. Allora io so che tangente quadro di alfa è uguale a 1 meno x al quadrato fratto 1 più x al quadrato. E io voglio invece il seno di alfa. Allora, il seno di alfa, allora se faccio tangente quadro di alfa, allora facciamo 1 su tangente, diciamo tangente alla meno 2 di alfa, ho preso il reciproco, sarebbe coseno quadro su seno quadro. Sommiamoci 1, fa 1 su seno quadro di alfa. Adesso se voglio il seno quadro di alfa, quanto mi fa? Qua mi viene esattamente 1 meno x al quadrato fratto no, sbagliato, mi viene sì, mi viene così. Mi viene così e sotto mi viene però 1, diciamo 2 più 2x quadro. Quindi meno seno di alfa, a parte il segno, perché devo fare, quando faccio questa radice devo stare attento se il segno devo prendere con segno positivo o negativo, mi verrebbe x meno 1, diciamo seno di alfa mi verrebbe x meno 1 fratto la radice di questo, non può essere. Allora vediamo un po'. Allora, è possibile che abbia sbagliato la soluzione dell'equazione prima, però quello che voglio dire adesso, magari facciamo un intervallo e controllo il conto. Quello che voglio dire, io adesso ho cancellato la diciamo, ma la mia soluzione era questa, no? Supponendo che sia corretta, che abbia sbagliato la verifica e non la soluzione, la soluzione era questa. L'osservazione alla quale volevo arrivare, purtroppo la verifica non mi è venuta in soccorso, quindi adesso devo capire se ho sbagliato la verifica o la soluzione dell'equazione. Vedete questa derivata qui? Questa è la derivata di 2 arco tangente x. Questa invece è, diciamo, questo 2 qua perché ce l'ho messo? Non me lo ricordo più. Ah, perché era, la funzione non era questa, era questa qua. Era 2 arco tangente di. Ah, quindi potrei aver sbagliato la verifica. Perché qua ci vai 2. Ok? E seno di 2 è diverso da seno di. Va bene, allora può darsi che abbia sbagliato la verifica. Adesso lo controllo durante l'intervallo. Però questa funzione qua
e 2 arco tangente x. Hanno la stessa derivata, come può essere? Come può essere? Può essere se differiscono a meno di una costante. Ok? Può essere. E allora, dopo l'intervallo ci andiamo a verificare che questa non va bene. Perché non va bene? Perché è discontinua. Mentre la soluzione di quel problema di Cauchy deve essere sempre, siccome le condizioni di esistenza del teorema di esistenza, le ipotesi del teorema di esistenza di velocità locale sono disponibili in ogni punto di R2, quindi io ci posso mettere qualunque condizione iniziale. Abbiamo visto che ci sono le costanti che separano le zone. Insomma, dopo l'intervallo ce l'andiamo a studiare per bene. Va bene?